Dopo aver visto i vari tipi di RNA e i vari tipi di polimerasi, vediamo adesso la trascrizione. In questo video andremo ad analizzare pochi concetti, ma che devono essere estremamente chiari, mentre le fasi della trascrizione e le differenze tra trascrizione e replicazione le analizzeremo in video specifici perché sono abbastanza lunghe e complesse. Quindi che cos'è la trascrizione? Essenzialmente la trascrizione è il processo che permette la sintesi di RNA a partire da uno stampo di DNA. Quindi quando un gene si esprime, che cosa avviene? Avviene che la sequenza del DNA del gene stesso viene trascritta in una molecola di RNA. Quindi quando un gene si esprime, il gene viene trascritto. Se il gene non si esprime, il gene non verrà trascritto. Questo processo di trascrizione, cioè da DNA ad RNA, è catalizzato da un enzima che si chiama RNA polimerasi. La cosa importante da ricordare quando si affronta la trascrizione è che, perché possa avvenire questo processo, è necessario che il DNA permetta l'accesso dell'RNA polimerasi, quindi il DNA si deve svolgere, si deve srotolare. Quindi lo srotolamento come può avvenire? Può avvenire nel caso dei procarioti ad opera della stessa RNA polimerasi, mentre nel caso degli eucarioti ci sono delle proteine specifiche che si legano al DNA, lo srotolano nel punto di inizio della trascrizione e permettono l'accesso della RNA polimerasi. Una delle caratteristiche più importanti a ricordare quando si affronta la trascrizione è la direzione con cui la trascrizione avviene. Infatti la direzione della trascrizione è 5'3'. Se noi ci concentriamo su questa immagine, vediamo che abbiamo prima di tutto l'accesso, quindi lo srotolamento del DNA, l'RNA polimerasi che legge la sequenza contenuta nel DNA e trascrive l'RNA. La direzione di trascrizione è 5'3'. Infatti noi abbiamo qua l'estremità dell'RNA, 5'3'. E questa è la direzione della trascrizione. Un altro caratteristico elemento da analizzare sulla trascrizione è l'elica che viene trascritta. E infatti l'RNA polimerasi trascrive soltanto una delle due eliche, quindi copia il messaggio da DNA ad RNA di una sola delle due eliche. Il fatto che si copi solo un'elica determina la formazione di due eliche, l'elica stampo e l'elica non stampo. Perché si chiama elica stampo? L'elica stampo è quest'elica, cioè quella che viene copiata dall'RNA polimerasi, mentre l'elica non stampo è l'elica che non viene copiata dall'RNA polimerasi. Quindi la sequenza dell'RNA sarà quella dell'elica stampo, mentre l'elica non stampo ha la stessa sequenza identica a quella dell'RNA. Infatti noi troviamo citosina, citosina, adenina, adenina, guanina, guanina e qua troveremo timina e uracile al posto della timina, perché l'adenina in questo caso viene accoppiata con l'uracile al posto della timina. Queste due eliche, stampo e non stampo, vengono anche chiamate antisenso e senso. Per quale motivo? L'elica antisenso è chiamata così perché è l'elica di DNA 3'5'. Ed è quella stampo. Quindi, avendo l'estremità opposte rispetto alla RNA, fa sì che si chiami non senso o antisenso, perché avviene nel senso opposto rispetto alla trascrizione. Infatti qua troviamo 3'5'5', 5'3'. L'elica a senso invece è chiamata così perché è l'elica di DNA 5'3', che ha la stessa sequenza nucleotidica come abbiamo detto, però ha la polarità identica a quella della trascrizione, 5'5', 3'3'. Quindi questo è importante ricordare. Per quanto riguarda invece i precursori, bisogna ricordare questo. Perché la RNA polimerasi possa trascrivere il materiale genetico, ha bisogno di tre elementi, che sono lo stampo di DNA. Se non c'è lo stampo di DNA, non può trascrivere niente. I ribonucleosidi 5'trifosfati, quindi ATP, GTP, CTP, UTP, e poi, come la maggior parte degli enzimi nel nostro organismo, ha bisogno del magnesio, altrimenti non può avvenire. Così come anche dello zinco, per esempio. Quindi, dal punto di vista della sintesi, come abbiamo detto, avremo un'elica di DNA che sarà l'elica stampo o antisenso, non senso, 3'5', e un'elica invece di RNA nascente 5'3', con la direzione opposta rispetto allo stampo. Che cosa fa l'RNA polimerasi? L'RNA polimerasi aggiunge delle unità ribonucleosidiche al terminale ossidrilico 3' della catena di RNA. Quindi va a costruire delle molecole di RNA dalla direzione 5'3'. Quindi cosa fa l'RNA polimerasi? Prende l'estremità 5' dove ci sono i gruppi fosforici, l'Italia libera un gruppo pirofosfato e questo gruppo ossidrilico lo lega all'estremità 3', in questo modo, sintetizzando in direzione 5'3'. Per quanto riguarda le fasi, come abbiamo detto, le affronteremo in un video apposito perché è abbastanza complessa e importantissimo per capire poi l'espressione genetica. Però la cosa importante da ricordare è che la trascrizione avviene in una fase di inizio, in una fase di allungamento, in una fase di terminazione. Ricordiamoci che per l'inizio è importante il promotore, per la terminazione è importante il terminatore e per la sequenza di allungamento c'è questa appunto componente che viene detta regione codificante.
Quindi bisogna ricordare questi elementi per adesso. Poi ricordiamoci che ci sono delle differenze tra trascrizione e replicazione, e una l'abbiamo già vista, cioè mentre nella trascrizione noi trascriviamo una sola elica, nella replicazione andiamo a replicare entrambe le eliche di DNA. Per quanto riguarda i prodotti, ricordiamoci che la trascrizione che cosa fa? Va a trascrivere i geni dei quattro tipi essenziali di RNA. Come abbiamo detto, questi tre presenti solo nei procarioti, mentre tutti e quattro negli eucarioti. Quindi noi avremo una trascrizione degli mRNA, una trascrizione dei tRNA, una trascrizione degli RNA e una trascrizione degli snRNA. La cosa importante da ricordare è questa. Una volta che viene trascritto l'mRNA, nei procarioti viene subito tradotto. Negli eucarioti viene prima, va incontro prima alla maturazione e poi alla traduzione. Quindi questo è importante ricordarlo. Come abbiamo visto, ci sono alcuni elementi da conoscere. In modo particolare ricordiamoci questo. Quando un gene viene espresso, viene trascritto. Quando il gene non è espresso, non viene trascritto. Perché possa avvenire la trascrizione è fondamentale che l'RNA polimerasi possa accedere al DNA. La direzione di trascrizione è 5'3'. È importante ricordare che solo una delle due eliche viene trascritta, e questa è l'elica cosiddetta stampo. Sono importanti i precursori perché possa avvenire la trascrizione, in modo particolare lo stampo, i ribonucleosidi del magnesio, e poi ricordiamoci, è molto importante, che la trascrizione avviene in tre fasi, inizio, allungamento e terminazione, e porta alla sintesi di quattro tipi di RNA, l'mRNA, il tRNA, l'RNA e l'snRNA. Anche per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti per rimanere aggiornato appena carico nuovi video, visita il mio canale dove troverai tutti i video organizzati in playlist per studiare meglio, inoltre visita la mia pagina Facebook dove pubblico delle simulazioni utili per esercitarsi, ti aspetto al prossimo video, ciao, a presto!